win vibava silale ma 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 La musica è una forma di comunicazione che è nata più di 12.000 anni fa. In base alla finalità, ai materiali primi e alla peculiarità di ogni cultura, lo sviluppo della musica è avvenuto differentemente in ogni luogo, allo stesso modo della lingua. Tant'è che spesso linguaggio e musica sono collegate. Si pensi ad un fenomeno in Africa chiamato dei tamburi parlanti. Conoscendo molto approfonditamente le lingue africane, è possibile infatti riconoscere delle parole anche nei ritmi delle percussioni. Ma perché culture musicali si sono sviluppate diversamente? Facciamo alcuni esempi. Lo yodel è una particolare tecnica canora che, guarda il caso, si è sviluppata in tutte le località montane ed isolate del pianeta per far fronte alle lunghe distanze sfruttando proprio la bitonalità dei suoni emessi, maggiormente percepibile all'orecchio. Per lo stesso motivo, in Cina uno degli strumenti tradizionali più importanti è la eru, particolarissimo violino di cui le corde sono di seta. E non a caso, la lavorazione della seta è una tecnica antichissima e molto diffusa proprio in Cina, poiché il baco da seta vive in quella zona, nell'Asia centro-orientale. Insomma, la cultura è influenzata dal territorio e, come abbiamo visto, lo possiamo riscontrare nella musica. Ma perché l'uomo ha bisogno di comunicare con la musica? A parte la sua utilità pratica, evidentemente la musica riesce in modo più diretto ed universale a trasmettere dei concetti che con le parole sarebbero più difficili da esprimere, talvolta anche molto profondi e spirituali. Infatti la musica è nata in legame all'astrologia, alla religione, al suono della natura, ai sentimenti come l'amore o la rabbia, quasi fosse un prodotto spontaneo dello spirito, razionale e inconscio allo stesso tempo, proprio come la danza o la pittura. Nonostante tutte le differenze territoriali, possiamo riscontrare in pressoché tutti i linguaggi musicali delle caratteristiche comuni.